Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Dopo aver visto tutto quello che c'è da sapere sui monomi, ho pensato di farvi un video aggiuntivo per vedere come utilizzare i monomi nei problemi geometrici. Come sempre partiamo da un esercizio semplice. La cosa più importante quando abbiamo dei problemi da risolvere, vi ricordo che è leggere attentamente il testo e man mano che leggiamo andare a scrivere le ipotesi e disegnare in figura le informazioni. Quindi partiamo con il primo esercizio. Il problema dice che abbiamo un rettangolo che ha base e altezza che misurano rispettivamente 2a e 3b. Quindi io scrivo base uguale 2a e altezza uguale a 3b. Dopodiché vado a scriverlo anche in figura, quindi la base di un rettangolo è questa e anche questa perché sono due lati uguali e l'altezza è questo lato e anche questo lato. Ora andiamo avanti con il testo. Dice: esprimi in funzione di a e di b il perimetro e l'area del rettangolo. Quindi vuole che troviamo il perimetro, che si indica in matematica con 2p, e l'area. Il perimetro di una figura qualsiasi è dato dalla somma di tutti i lati, quindi vuol dire che dobbiamo sommare due volte la base e due volte l'altezza. Ora io so che la base vale 2a e per questo motivo al posto di b base ho scritto 2a. Allo stesso modo l'altezza per ipotesi vale 3b, come tra l'altro vediamo anche in figura, quindi al posto di h altezza metto 3b. Ora facciamo i calcoli, quindi 2 per 2 4a più 3 per 2 6b e in questo modo abbiamo trovato il perimetro. Fatto. Ora andiamo a trovare l'area. L'area di un rettangolo si trova semplicemente facendo base per altezza, quindi allo stesso modo chi è la base? 2a. Chi è l'altezza? 3b. Facendo i calcoli dobbiamo moltiplicare, quindi 2 per 3 6, parte letterale ab. E in questo modo abbiamo trovato anche l'area. Ci chiede se le espressioni ottenute sono monomi. Ora, il perimetro secondo voi cos'è? È un monomio? Vi ricordo che nel primo video di questa playlist monomi vi ho spiegato bene come identificare un monomio. Per questo motivo possiamo dire che il perimetro non è un monomio, perché abbiamo due termini. Mentre l'area è un monomio perché ho un solo termine che ha le tre proprietà di cui parlavamo, cioè ha un segno che è sottinteso più, un coefficiente numerico 6 e una parte letterale. Andiamo a vedere un altro problema. Questa volta abbiamo un triangolo, non ci specifica se è isoscele, scaleno o equilatero, quindi io ho disegnato un triangolo qualsiasi e ci dice che la base misura 9 quarti a e l'altezza 8 terzi b, quindi come sempre mi fermo, non continuo a leggere il problema e vado a scrivere subito i dati in figura, ovvero base uguale 9 quarti a e ho scritto anche che questo lato, che per me è la base, è 9 quarti a. Altezza 8 terzi b. L'altezza si traccia dal vertice opposto tracciando un segmento che cade perpendicolare alla base. Ho fatto questi due quadratini per indicare che questo lato forma due angoli di 90 gradi con la base e quindi questa è l'altezza relativa alla base, per cui questo segmento vale 8 terzi b. Ora ci chiede di esprimere in funzione di a e b l'area del triangolo, quindi scrivo area uguale punto di domanda perché dobbiamo trovare quella. In un triangolo la formula per trovare l'area è base per altezza diviso 2 e guarda caso abbiamo sia la base che l'altezza, quindi basta semplicemente, come abbiamo fatto prima, andare a sostituire al posto di b questa quantità e al posto di h questa quantità. Quindi al posto di b ho messo questa quantità in rosa, al posto di h ho messo questa quantità in azzurro e diviso 2 l'ho trasformato in per un mezzo, visto che avevo già tutte le frazioni. Ora possiamo moltiplicare. In particolar modo mi rendo conto che posso semplificare a incrocio, perché 8 diviso 4 si semplifica, qua rimane 1 e qua sopra rimane 2. A sua volta 2 e 2 si semplifica sopra e sotto e quindi vanno via, e 9 e 3 posso dividere tutto per 3, così qua rimane 1 e qua 9 diviso 3 fa 3. Non posso semplificare nient'altro, quindi andiamo a vedere cosa abbiamo ottenuto. Sopra mi rimane 3ab e sotto niente. Questa
è l'area. Ci chiede di stabilire se si tratta di un monomio. La risposta è sì, è un monomio. Se non vi ricordate bene che cos'è un monomio, vi ricordo di andare a vedere il primo video della playlist monomi. Adesso facciamo l'ultimo problema un pochino più difficile. Questa volta abbiamo una figura particolare, sembra quasi una scala, e il problema ci dice: considera il poligono in figura. Esprimi in funzione di x il perimetro e l'area del poligono. Quindi i dati li abbiamo in figura, cioè che questo lato è lungo x, questo lato pure e così successivi. Ci chiede di calcolare perimetro e area. Allora, il perimetro è dato dalla somma di tutti i lati in figura. Quindi devo sommare questo più questo più questo più questo più questo più questo più tutto lui più tutto lui. Ora, questi pezzettini so che valgono x, ma questo pezzettino quanto vale? Vi svelo un trucchetto. Se prolungo questo lato così, scopro che questo pezzettino vale x. Allo stesso modo, se prolungo questo lato, scopro che anche questo pezzettino vale x, visto che questo è x, e anche questo. Quindi ho tre pezzetti, cioè tre segmenti, che valgono x. Quindi tutto questo lato sarà lungo x più x più x, cioè 3x. Allo stesso modo andiamo a vedere quanto è lungo questo lato. Quindi se prolungo questo lato qua, scopro che questo pezzettino è uguale a questo pezzettino, cioè x. Allo stesso modo prolunghiamo anche lui, e quindi questo pezzo vale x e questo pezzo vale x. Per cui possiamo concludere che tutto questo lato qui è dato da x più x più x, cioè tutto questo pezzo è lungo 3x. Siamo pronti per andare a trovare il perimetro? Dobbiamo sommare il lato azzurro, 3x, più il lato rosa, più questo pezzo che fa x, più di nuovo questo pezzo che è sempre x, continuando questo pezzo e questo pezzo, quindi x più x, e infine l'ultima scala, questo pezzo più questo pezzo. Abbiamo in totale 8 lati, contiamoli bene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e infatti abbiamo in totale 8 monomi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo a fare la somma, sono tutti monomi simili, cioè hanno la stessa parte letterale, quindi basta sommare i coefficienti numerici. 3 più 3, 6, più 1, 7, più 1, 8, più 1, 9, 10, 11, tutto viene 12x. Abbiamo trovato quindi il perimetro, ora dobbiamo trovare l'area. L'area di questa figura, che è una specie di scala, non è nota con una formula, però noi ci facciamo furbi. Mi rendo conto che questa scala la posso dividere in tre rettangoli, ok? Perché ho questo rettangolo qui, che vi ho disegnato in rosso, poi allo stesso modo ho quest'altro rettangolo qui, un po' più piccolo, e poi ho questo qui, che è un quadrato perché i lati sono tutti uguali. Ora andiamo a trovare l'area di ciascuno, quindi l'area di questo qui grosso è data dall'area di un rettangolo, la cui formula è base per altezza. Ora, la base di questo rettangolo è 3x, mentre l'altezza, come vediamo in figura, è x, e quindi viene 3x alla seconda. E così abbiamo trovato l'area 1. Ora andiamo a trovare l'area 2, cioè l'area di questo rettangolo qua. La formula è sempre base per altezza. La base questa volta è lunga 2x, perché se ci pensate la base sarebbe tutto questo lato meno questo pezzettino, e quindi 3x meno x, deduciamo che questo è 2x, e l'altezza vale sempre x, quindi viene 2x alla seconda. In questo modo abbiamo trovato l'area 2. Ora dobbiamo trovare l'ultima, l'area di un quadrato. L'area di un quadrato è dato da lato alla seconda, il lato è lungo x e quindi x alla seconda. E abbiamo trovato anche l'area 3. Ora che abbiamo trovato tutte e tre le aree, l'area della nostra figura è data dalla somma delle tre aree. Quindi l'area che stavamo cercando, A, è area 1 più area 2 più area 3. Ho tre monomi simili, tutti con la stessa parte letterale, quindi sommando viene 3 più 2 più 1, 6x alla seconda. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. E anche per oggi è tutto. Io vi ringrazio anche tantissimo per tutti i messaggi che mi state inviando su Instagram e TikTok. Piano piano risponderò a tutti. Intanto grazie ancora, grazie per seguirmi e per la fiducia che mi date. Per me è un grande onore essere la vostra coach in matematica e diffondere in maniera semplice questa materia che nessuno ama. Ma in realtà,
Se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.